Ciao amici, eccoci di nuovo al nostro appuntamento ormai settimanale. Possiamo procedere a questa sbarbata presentandovi i prodotti di oggi. Io avrei scelto. Ma guardate, io sono affezionato alla Palmolive, quella classica, nonostante abbia altre creme. Per oggi la volevo utilizzare con questo pennello, l'Omega 621 in tasso, provandolo con un rasoio che si interpone tra un rasoio aperto e un rasoio a pettine chiuso. Avrei deciso di utilizzare il Mercure 39C, quello quindi con il manico lungo rispetto al 37C. Questo è slant bar. Cosa vuol dire slant bar? Che praticamente la testa del rasoio è obliqua, quindi la lametta è obliqua. Il lavoro di questa lametta come funziona? Funziona che passa sulla pelle e attacca il pelo come fosse una ghigliottina, come fosse un coltello. Quindi il pelo non viene inciso di netto, ma viene tagliato per traverso. Quindi viene tagliato in questa maniera quando voi abbassate sulla pelle il rasoio. Questo dovrebbe dare un maggior comfort nella rasatura e una minore irritazione. Adesso lo proviamo. Avevo deciso di utilizzarlo con una lametta che mi piace molto ed è la Gillette 7 O'Clock Super Platinum. E adesso lo proviamo. Questa è la lametta. Adesso non so se si vede. Magari è un po' sfocato, però ecco. Il Mercure 39C è costituito da due pezzi perché si svita il nottolino sotto al manico e la testa del rasoio viene smontata. Dopodiché si monta la lama e si rimonta il rasoio agendo poi sul nottolino. La lama è montata e il rasoio risulta armato. Come potete vedere, il ponte del rasoio è obliquo. Ora, una volta montata la crema, lo proviamo sul mio viso. Allora, bagniamo un attimo il viso, come di consueto. Passiamo la crema sul viso. L'Omega 621 è molto morbido. È uno dei pennelli che preferisco.
morbidissimo. Fatto questo, possiamo provare il nostro Merkur 39C come funziona. È molto piacevole la scorrevolezza. Ed è già dalla prima passata. Lo sento meno aggressivo di un open comb. È più efficace di un pettine chiuso. Questo è dovuto anche alla lametta, al ponte obliquo, chiaramente. Lo trovo molto piacevole, è veramente poco irritante. Bene, sciacquiamo il viso. Io consiglierei, da quello che ho potuto vedere, di bagnare sempre il viso tra una passata e l'altra. Molti magari non lo fanno, però io riscontro vantaggio invece, perché la pelle comunque risulta più idratata e aumenta la scorrevolezza del rasoio. Questo Omega 621 è molto morbido. Io lo consiglio, anche perché è un prodotto italiano e rispetto ad altri concorrenti molto più costosi, dà un risultato eccezionale. Bene.
Passiamo con il pelo obliquo, la seconda passata. Sentite che scorre deciso sulla pelle. E dolce. È eccezionale. La mia barba era di 2 giorni e mezzo, quindi non vi so dire se per un uso quotidiano può andare bene, soprattutto perché non conosco che genere di irritazione possa dare. Mi sembra molto molto liscio come rasoio, cioè scorre molto bene. Bene, possiamo procedere alla terza passata. Se provate questo rasoio, secondo me sarete soddisfatti. Non fatelo mancare dal vostro arsenale perché merita veramente. Passiamo al contropelo. Sentite come agisce. La ghigliottina. Lo trovo fantastico. Io ho preso il modello a manico lungo perché ho una mano piuttosto importante e quindi il 37C risultava col manico un po' corto. Però a seconda della grandezza della vostra mano e della pressione che avete sul manico, potete scegliere una versione o l'altra, cioè il 37C o il 39C, a seconda
delle vostre caratteristiche fisiche e come preferite. Tra l'altro questa lametta, questa Gillette 7 O'Clock Platinum è qualcosa di favoloso. Fantastica. Con tre passate il volto risulta chiaramente, non faccio adesso delle rifiniture. Però con tre passate risulta molto liscio e pochissima irritazione. Se c'è qualcosa è sicuramente dovuto a miei errori, non del rasoio e neanche della lametta, sono miei errori questi di carico della mano. Però veramente il rasoio è fantastico e la lametta è eccezionale. Consiglio a tutti, rasoio, lametta e l'abbinamento è eccezionale, provatelo veramente. Sono soddisfatto davvero. Passiamo al dopo barba. Io avrei scelto, ho preso una linea da Alpa o Alfa, come si pronuncia, dalla Repubblica Ceca, di questi dopo barba, Alpa 378, un dopo barba molto fresco. La boccettina è piccolina. È fresco, aromatico e sa di pino, di barba di altri tempi. È fantastico. Molto fresco. E poi voglio provare questa crema dopo barba. Che dovrebbe essere utilizzata come dopo barba di Swissform, una casa svizzera che ho trovato che fa prodotti per la cura della pelle ma anche di benessere fisico, e dovrebbe essere un aftershave. Comunque lo utilizzo come crema idratante e perché mi sono trovato molto bene. Una crema che utilizzo molto volentieri e sapete che io utilizzo molto spesso l'aloe, il gel di aloe che consiglio anche a voi per le irritazioni cutanee perché è fantastico. Posso dirvi che sono veramente soddisfatto di questa rasatura. Quindi
Con questo vi saluto, vi auguro buona serata o buona giornata e arrivederci alla prossima, amici.